Facciamo il lievito madre, ovvero il lievito naturale, con farina, acqua, pizzico di zucchero e sale. Salve, sono in compagnia di Marianna Cariglia che sta preparando il lievito madre. Non chiedetemi quello che è perché io non ne conosco nemmeno il significato. Maria, che cos'è questo lievito madre? Il lievito madre è praticamente il lievito base per il pane, per far lievitare il pane, oppure per i biscotti, la pizza, un po' tutto il reparto lievitato, diciamo. Allora, noi abbiamo messo adesso un po' di farina in una ciotola, ci aggiungiamo un po' di acqua, in questo modo, un po' di zucchero, pochissimo, non assai, c'è il sale, perfetto, sì. Dove? Sale. Apri, Maria. Ah, sopra, quello barattolo giallo, sì, questo ti insegno, ma che io se mi stanca che ho lavorato. Cattina, non si può preoccupare. Dall'altra parte. Sì. Un sale. Un pizzico di sale. Prendi il barattolo pure tu, allora. Ecco. Mescoliamo tranquillamente in questo modo qui. Ha bisogno ancora di acqua, si vede. Sì. Lo zucchero praticamente serve per far fermentare, per far fermentare il lievito madre. Quindi pure nei dolci allora, Maria, sì. Quando noi mettiamo nei dolci? Sì. Tu lo puoi fare anche seccare questo qua se vuoi, eh? Sì? Sì. Ecco, la nostra Pina ha voluto lei questa dimostrazione, sì. Appunto perché... Nessuno mi ha voluto mai insegnare, ma perché tutti quanti si mantengono i segreti. Ricordiamo che la nostra amica Marianna viene dalla Puglia e da Vieste, quindi ha molti segreti che ci può insegnare, chiaramente. A questo punto, guardate, il lievito madre è già pronto. Vedi, Pina? Quindi mo lo deve essere come una pastella, diciamo. Sì. Adesso, vedi? Con questo si ci può fare pure il Viagra, Maria. No, giusto per chiedere. Perché questo è semplicemente... Potrebbe andare a ruba. Questo è semplicemente salutare. Ah, perfetto, vabbè, scusatemi, ma... Per salutare. Perché noi, praticamente, bastante per di più. Perché praticamente la farina deve contiene germi. In questo modo qua i germi fanno fermentare la farina e fanno diventare, insomma, noi chiudiamo la pastella, diciamo, poi, ecco, in questo modo e qui, quando può stare questa qua pure mesi, no? A voglia, sì. Allora tra un paio di giorni andiamo a vedere, massimo tra un paio di giorni, diciamo, andiamo a vedere quanto ha lievitato. Questo praticamente un 2 cucchiai di questo lievito madre basta per più di un chilo di farina. Basta e avanza. E poi quando tu fai per esempio il pane, allora che mescoli il pane con tutti gli ingredienti e ci metti il lievito madre, ci metti il lievito madre. Un po' di quello, però solo con il lievito madre, prima di mettere gli altri ingredienti, lo togli, lo conservi di nuovo qua dentro ed è il prossimo lievito madre. E dimmi una cosa, per quello dei dolci? Anche la stessa cosa. La pure stessa questa cosa. Va bene. Puoi usare benissimo questa. Addirittura se una parte di questa la fai essiccare un pochettino e la metti in una carta oliata, diciamo, ti dura mesi. Mesi. Vabbè, grazie. Grazie mille. No, io non lo tengo il filo. Al buio, al fresco e al buio. Punto. Io non lo tengo il filo. Io non uso il filo di te. Frigorifero Marianna non ne ha, l'ha portati tutti. Sì, è un contenitore di batteri. E allora no, mi dice pure un uomo. E infatti. Grazie del consiglio, cara. Grazie a voi, grazie. Ciao, alla prossima. Dopo 48 ore, ecco come si presenta il nostro lievito madre, pronto per essere usato.